La riallestranza tornerà nelle scuole, si prevede infatti per il lunedì santo 11 aprile un appuntamento con una rappresentanza della riallestranza insieme anche al capitano e gli studenti della città a partire dalle 9 del mattino coinvolgendo alcuni istituti nisseni. Un'iniziativa promossa dal consigliere comunale Fabrizio Di Dio che nei giorni scorsi ha anche incontrato il gran cerimoniere della riallestranza e l'amministrazione comunale. L'idea è stata subito accolta positivamente anche dall'assessora Marcella Natale. È importante che i bambini conoscano le tradizioni della nostra città attraverso un incontro con i protagonisti della riallestranza, afferma. La memoria deve essere coltivata e tenuta viva, aggiunge. È un'esperienza altamente educativa per invitare i bambini a riscoprire le nostre tradizioni. Io sono cresciuto all'interno di questo evento perché già da almeno 40 anni papà andava sempre in processione. Papà era, diciamo, un artigiano, un pittore decoratore. Nel 2013 mio fratello ha fatto il capitano, come si può vedere anche da queste fotografie. E in quell'esperienza l'ho vissuta, l'ho toccata con mano, in tutti i percorsi, in tutte le serate, in tutti quelli che erano gli incontri, tra cui anche le scuole. Dopodiché il Covid ci ha lasciati un po', diciamo, l'amaro in bocca su questa processione che ritengo molto bella. Questi 3 anni di buio totale dovevano per forza essere, cioè, rigenerati anche da questo avvicinamento nelle scuole, perché io credo che i bambini che sono il nostro futuro debbano conoscere cos'è la riallestranza. Quindi per questo motivo ho fatto l'appello all'assessore che ha accolto e quindi abbiamo portato avanti subito, diciamo, un'iniziativa che, da quello che vedo, è stata apprezzata da tutti, anche dai dirigenti scolastici. L'unico giorno disponibile, anche perché già, diciamo, la Riallestranza ha già organizzato gli eventi della Settimana Santa, l'unico era questo e quindi saranno scelte, saranno invitate due o tre scuole. Delle scuole elementari e delle scuole medie per poter appunto portare il capitano e alcuni rappresentanti. Io ho anche un fratello che è capitano, spero che venga pure lui. E quindi faremo visita nelle scuole proprio per far presente e far viva questa, diciamo, cioè, tradizione, questa storia all'interno delle scuole e anche per quanto riguarda per farli conoscere tutto quello che è percorso. Noi abbiamo accolto con molto favore questa richiesta che ha fatto l'architetto Di Dio Fabrizio come consigliere comunale, rappresentanza anche della città, perché merita sicuramente che noi possiamo ritornare nelle scuole e cercare con molta sollecitudine di riportare i ragazzi a imparare un mestiere, non solo un mestiere classico manuale, ma anche un mestiere tecnologico, perché oggi anche nell'artigianato c'è pure l'informatica. Sicuramente i ragazzi poi devono anche conoscere le tradizioni, che sono le radici della nostra città, e quindi in questo abbiamo anche l'obbligo di non far dimenticare qual è l'identità di Caltanissetta, che è la Riallestranza, la Settimana Santa. E chissà che magari qualcuno poi di questi ragazzi possa veramente frequentare questa Accademia delle Arti e dei Mestieri. Siamo alla ricerca dei locali. Devo dire tra l'altro che noi abbiamo aderito a una richiesta di un'Accademia di Belle Arti di Palermo. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa che dovrebbe essere esecutivo entro fine anno. E dopodiché, non lo so, se riusciamo a trovare i locali, faremo un corso di artigianato 4.0 anche a Caltanissetta, altrimenti lo faremo solo a Palermo.